Ormai siamo come a Temptation Island, no? Altro messaggio del presidente dell'Inter con il green screen dietro, messaggio registrato, messaggio al popolo, come fanno loro in Cina, messaggio al popolo, ma nemmeno messaggio al popolo. Lui lancia un messaggio alla squadra, dice ha parlato della seconda stella, ma qualcuno lo ha avvisato che Cuadrado non ce la fa più a giocare 90 minuti. Qualcuno lo ha avvisato che questa favola della rosa lunga è finita ormai, perché io a fine stagione, io che sono un semplice tifoso come voi, ragazzi, quando mi fu chiesto giù se la rosa di quest'anno è più forte di quella dell'anno scorso, dissi assolutamente no. Anzi, perché molti dicevano è più debole. Io ti dissi non lo so se è più debole, ma di sicuro questa non è più forte. È una rosa più funzionale alle idee calcistiche dell'allenatore. Quando te vai a prendere Sanchez ed Arnautovic, faccio un esempio, no? Come concetto, in una società distrutta a livello economico come siamo noi, perché ragazzi, bisogna farla finita di mettere la polvere sotto il tappeto. Non esiste solo la palla che entra dentro, perché chi vuole bene all'Inter deve parlare anche di queste cose qui. Perché se no qui una vita da mononeurone la facesse qualche un altro. Noi siamo distrutti a livello economico, quindi quando loro vanno a prendere Sanchez e Cuadrado, da un lato io lo posso anche capire, capito? Ma è la collocazione che gli dai che è quello importante, è quello importante, la collocazione che dai a questi giocatori che ormai sono a fine carriera, che gli dai in una società, in una squadra importante come l'Inter, che comunque deve concorrere per degli obiettivi, perché questi sono giocatori che hanno 20-30 minuti nelle gambe, che vanno messi in certi contesti tecnico-tattici, ma che non possono mai essere sostituti dei titolari. Non sono in grado di far fare turnover ai titolari. Io questo te lo sto dicendo da prima che succedessero tutte queste cose qui, perché basta conoscere un po' questo. Non serve un genio, basta conoscere un po' questo, conosci i giocatori, conosci un po' il calcio, conosci i ritmi, che tra l'altro da dopo il Covid i ritmi atletici si sono alzati, ma sono aumentati anche gli infortuni. Parlo del calcio italiano in generale, barra europeo. Te non puoi dire o Dumfries e Cuadrado, non esiste. Anche perché Lazzaro, che dopo la cura Juric, se vi ricordate, Lazzaro fece anche un buon precampionato, giusto? Boscio Vileda fece un precampionato potabile a destra, a sinistra, ti faceva comodo perché comunque è uno che salta l'uomo, è un ragazzo giovane, non è un fenomeno, lo sappiamo. Fu pagato 23 milioni comunque, se ti ricordi, cash. Fu pagato 23 milioni Lazzaro dall'Inter, preso da Gianluca Conte, perché Gianluca Conte, fratello di Conte, faceva anche il talent scout per l'Inter e ce l'aveva in mano il fratello di Conte, questo giocatore qui. Sfido chiunque a dire il contrario. Calmati, Giuse, perché appena nomino Parrucca mi sale il nervoso. Te non puoi dire che hai Dumfries e Cuadrado sulla fascia, ma non esiste, perché ti dai una martellata sugli Zebedei da solo. Poi a questa società, purtroppo, vedi che poi quando fai queste operazioni sei finito ormai. A livello calcistico sei morto, perché quando te vendi Lazzaro a 4 milioni, va bene? Bellanova non lo riscatti. Tra l'altro, Bellanova, lo sapete, è un calciatore che a me è sempre piaciuto. Lo so che non è un fenomeno. Primo per dribbling nel campionato di Serie A, Bellanova. Vai a controllare. Bellanova, primo per dribbling. Bellanova non lo riscatti a 7 milioni perché non hai 7 milioni. Lazzaro lo vendi a 4 milioni al Torino e dai Fabian al Bologna per far sì, per prendere Marco Arnautovic gratis praticamente e dargli 3 milioni e mezzo. Queste operazioni ti portano alla morte calcistica, lo capisci? Perché poi le paghi queste cose qui. È lì dove mi incazzavo io quest'estate. E purtroppo, vedi, alla fine si può fare tutta la giratina in che ti pare, ma alla fine si vanno in mezzo. Le paghi queste cose qui. Ora ti dico una cosa. In Champions League avremo almeno due partite difficili contro una big. Seguimi bene. La Supercoppa, altre due partite, non è più una super, la partita, è diventata un mini torneino. Bene, poi ricomincia il campionato
E noi abbiamo solo due attaccanti che stanno in piedi. Due attaccanti che stanno in piedi. E ti dirò di più, te lo dico su un calciatore come Zirkzee del Bologna. Io feci il nome prima, feci un video, ma non perché sono bravo, perché conosco il calcio. Feci un nome prima di Inter Bologna, c'è il video ancora registrato, andatelo a vedere. Dissi attenzione a questo Zirkzee, perché lo sto seguendo, è un ragazzo fortissimo. Ora lo vogliono tutti, 30, 40, 50 milioni. Il Bologna con gli 8 milioni prende Zirkzee dal Bayern Monaco. È vero, ha una percentuale sulla futura rivendita e l'Inter con 10 milioni prende un 35enne. Capisci? Cioè, la scelta io contesto ai dirigenti dell'Inter è questa: te puoi fare una scommessa su un 35enne, ma te davanti non puoi prendere due 35enni a fine carriera perché te la vai a cercare. La macchina a 300.000 km, alla fine ti lascia a piedi. A meno che non sia un BMW o una Mercedes stratagliandata come acerbi, ma è difficile. Tra l'altro, questa l'Inter che io ringrazio, vedi, io mi sento rappresentato da questi ragazzi che scendono in campo, non dai cinesi che scappano dalle banche a cui vogliono pignorare lo stipendio. Io mi sento rappresentato da questi ragazzi che scendono in campo. Sono contento, stanno facendo anche troppo questi ragazzi. Sono i soliti 14-15 che giocano, gli altri non esistono. Gente come Acerbi, come Darmian, che a fine partita basta guardarli in volto, li vedi distrutti, gli puoi strizzare la maglia piena di sudore. Da questi ragazzi io mi sento rappresentato, non dai tesepareside o i cinesi. Perché ti ho fatto il nome di Zirkzee? Perché lo conosco bene. Perché ti feci il nome di Thuram? Perché ti dissi 2 anni fa prendiamo Thuram infortunato e lasciamo Correa al Lazio? Perché Thuram lo conoscevo bene. Conoscendolo bene, ti dico anche un'altra cosa. È un giocatore che soffre l'overutilizzo. Perché è un calciatore che salta sempre l'uomo, che fa tanti scatti. È un calciatore che usura molto le ginocchia. Quindi Thuram è un giocatore che soffre tanto l'overutilizzo, motivo per cui Inzaghi lo sta sostituendo, se ci fai caso ultimamente, anche al 60esimo, 60, e fa bene Inzaghi perché si vede questa cosa l'ha capita, ma è lì apposta Inzaghi. Occhio, due attaccanti sani, due, per tutta questa roba che ti ho detto, Supercoppa, Champions League, campionato, dove vuoi andare con i cinesi, voglio capire io. E non lo so dove i cinesi. Per quello che riguarda l'attaccante, proprio l'attaccante, riallacciandomi a questo, la gente pensa, cioè, che sia facile fare la punta, entrare, dare una mano, decidere la partita, un po' come faceva Julio Cruz, ve lo ricordate Julio Cruz? Non è facile. Poi ti dico perché ti sto facendo questo discorso, e concludo il video. Cioè, perché una terza punta che sta dietro Thuram e Lautaro, che li può sostituire in ambito turnover, ma soprattutto quando entra a partita in corso, perché te con tre competizioni, due attaccanti non ce l'hanno nemmeno in prima teoria, te con tre attaccanti, cioè quello in panchina ce l'ha sempre praticamente, 20 minuti, mezz'ora, quello che sta in panchina, l'attaccante deve entrare, fare la differenza, cioè deve saper impattare subito, capito? Ma deve avere anche determinate caratteristiche, perché un attaccante che entra in campo a freddo, non ha il ritmo partita, deve prendere le distanze, capito? Sia muscolarmente che mentalmente. L'attaccante che entra deve prendere le distanze. Non entriamo troppo nel tecnico, non facciamo i professori perché non lo sono un professore di calcio. Però non è semplice, capito? Che mentalmente deve essere freddo, deve essere intelligente tatticamente. Tutto questo per dirti, per trovare anche un degno sostituto di Lautaro Martinez e di Tikus Turam. E servono un minimo di quattrini. Dove vuoi andare ormai? Siamo alla frutta, lo capisci? Questi ragazzi stanno dando tutto. Bisogna inchinarsi davanti a questi ragazzi. C'è un giocatore che mi piace, Thiago Jalò. Sembra che Lille voglia subito 5 milioni. Noi rischiamo di perderlo quello lì se non lo portano fino a fine stagione. Io te lo dico perché è difficile che escano soldi ora fino a che il cinese non se ne va. Avvisatelo il cinese. Ha rotto i coglioni a quel videomessaggio, i rischi indietro. Ciao, Vito.